Dato che questa settimana abbiamo visto il tutorial di Wonderful Tonight, brano stupendo, oggi approfittiamone per parlarne di Eric Clapton e vediamo tre dei suoi punti caratteristici e cosa questi possano aiutarci a migliorare come chitarristi. Chuck Berry lo aveva definito The Man of the Blues, l'uomo del blues, e dopo il disco Blues Breakers with Eric Clapton comparve la famosa scritta nella metropolitana di Londra con scritto Clapton is God, Clapton è Dio, anche se qualcuno non lo considera ancora come un grande chitarrista. Per me Clapton è fonte di grande ispirazione e soprattutto è un grandissimo artista che ha composto delle melodie, delle frasi e dei brani incredibili. Comunque, il soprannome che gli viene attribuito maggiormente è Slowhand. La traduzione letterale sarebbe mano lenta, che per un chitarrista non è che sia una cosa così positiva. Ma aspettate un secondo, perché c'è un malinteso. Infatti, dopo tanti anni c'è ancora chi crede che Slowhand sia riferito al modo di suonare di Eric Clapton. Infatti, si sa che nel blues non serve avere la mano super veloce, ma si va di più di espressività, di note lunghe, bending, eccetera. Peccato che in realtà non sia per nulla questo il motivo del soprannome Slowhand. Bellissima la spiegazione, ovviamente è vero il fatto che non è uno shredder, Clapton, però non è questo il motivo. Quindi facciamo definitivamente chiarezza. Già l'avevo spiegato su un post del mio blog diversi anni fa, adesso lo ribadiamo anche qui su YouTube. Anche se pure le versioni dello stesso Clapton differenziano un po' tra di loro, più o meno la storia è questa. Quando suonava con gli Yardbirds, Clapton utilizzava delle corde sottili, molto sottili. E siccome lui suona abbastanza molto di bending e anche suonando violentemente, anche aggressivamente sulle corde, succedeva che si rompeva soprattutto il micantino. Proprio per questo Clapton si metteva a cambiare la corda durante i concerti e veniva accompagnato dal pubblico con quello che viene chiamato slow hand clap, ovvero il battito di mani lento, ok, una cosa di questo tipo, che diciamo nel linguaggio colloquiale viene chiamato slow hand. Ed è stato appunto Giorgio, componente della band, a dargli questo soprannome. Quindi questo è il reale motivo per cui viene chiamato slow hand, non perché avesse la mano lenta. Eric Clapton compare ben tre volte nella Rock and Roll Hall of Fame. Una volta con i Cream, una volta con gli Yardbirds e una volta come solista. Fermi tutti che adesso dico una cosa che farà molto piacere a chi sta cominciando a suonare. Pensate che Eric Clapton, e sottolineo Eric Clapton, stava per mollare lo studio della chitarra perché si era rivelata troppo difficile. Eric Clapton. Quella Eric Clapton. Quindi se qualcuno pensa di essere negato o pensa che sia troppo difficile per sé suonare la chitarra, ecco, pensate ad Eric Clapton e ricordatevi che quando leggete chitarra facile non è perché la chitarra sia facile da suonare, ma è il metodo che è il più facile che potete trovare, non è che sia facile suonare. Se no, effettivamente esisterebbero molti più chitarristi e meno DJ. Dicevamo? Comunque, quando si dice la strada verso il successo, ecco, Eric Clapton l'ha presa un po' alla lettera questa cosa, infatti è partito dalla strada, ha cominciato ad esibirsi per strada, quindi molto, molto interessante questa cosa. Ma vediamo allora queste tre lezioni tratte dallo stile di Slow Hand. Lezione numero uno, i bending. Ovviamente nel blues i bending sono fondamentali. I bending sono quando un chitarrista prende la corda e la tira. Quindi la suona e poi la tira verso l'alto, verso il basso, in modo che si alzi di tonalità. Non esiste nessun chitarrista blues che viene considerato grande, quindi un grande chitarrista blues, se non padroneggia la tecnica del bending, ma la deve padroneggiare da fuori classe, perché sennò non viene considerato un grande del blues, perché molto dell'espressività sta lì. Clapton ha avuto principalmente due o tre grandi fasi della sua carriera e del suo modo di suonare, e principalmente sono due, prima e dopo i Cream. Quindi
la fase prima dei Cream e la fase dopo i Cream. Ma comunque in tutti e due i casi, in tutte e due le epoche di Clapton, comunque vediamo dei banging particolari e molto molto interessanti. Una cosa bella è che Clapton riesce a fare bene i suoi banging in modo particolare, con la sua espressività, con tutte le tre dita che di solito si usano per fare i banging, quindi il dito indice, il medio e l'anulare. Quindi può fare un banging con qualsiasi di queste tre dita e gli viene molto molto bene, e sembra non avere neanche una preferenza tra le varie dita. Molti invece chitarristi, comuni mortali come me o qualsiasi altra persona, prediligono magari l'utilizzo dell'anulare, ok, perché così ci aiutiamo anche con le altre due dita, oppure prediligono un dito piuttosto di un altro. Invece Clapton ha questa particolarità che veramente lo fa con qualsiasi dito perfetto, come vuole lui, con una bella espressività, quindi molto interessante. Quindi cosa possiamo imparare? Sicuramente bisognerebbe concentrarsi sull'allenare anche le altre dita in modo molto costante con i bending. Lezione numero 2, ripetizioni ostinate. Clapton è solito ribadire i propri concetti che vuole esprimere con la chitarra. In pratica succede spesso che magari crea una frase, un lick, fa un fraseggio e lo ripeta molte volte a loop durante un assolo. È incredibile come se lo faccio io o qualsiasi altro chitarrista, diciamo normale, le stesse ripetizioni sembrano assolutamente noiose, brutte da sentire, invece lo fa lui e sono bellissime, sono molto blues. Credo che riesca a far suonare bene qualsiasi cosa a questo punto, probabilmente anche un assolo di campanello di casa, probabilmente il suo viene bene, non lo so. Anche perché tra l'altro spesso queste frasi che fa contengono dei bending che sono anche fastidiosi se veramente lo fa qualcun altro a essere ripetuti, cioè lo senti una volta e dici bene, due o tre volte di seguito quel bending di solito dà fastidio, con lui no. Lezione numero 3, vibrato personale. Anche lui, come tanti altri grandi chitarristi, potresti riconoscerlo solo dal vibrato. Clapton ha un modo particolare di fare il vibrato, sia a livello pratico, nel senso come muove la mano, il braccio, l'avambraccio, eccetera, e sia anche nel sentirlo. Quindi anche il suono del suo vibrato lo riconosci. Ma anche quando vedi che lo fa, non è come lo fanno tutti gli altri. Un'altra differenza particolare per quanto riguarda il vibrato di Clapton è che lui esegue il vibrato solo quando serve, a differenza di molti altri chitarristi che invece appena sentono che la nota rimane lì per tanto tempo uguale ci cacciano dentro quel vibrato perché hanno bisogno di farlo vibrare quella corda, ok? Mentre invece è assolutamente bello il fatto che Clapton riesce anche a mantenere una nota molto lunga per molto tempo ferma e non sembri effettivamente piatta, ma al contrario acquista espressività quella nota. Cioè se lo faccio io, tengo la nota così, dopo un po' mi annoio, io stesso mi annoio della stessa cosa, lo fa lui invece, è espressivo, è incredibile. Bene, spero che parlare di Clapton ti abbia acceso qualche lampadina, ti abbia illuminato, ti abbia fatto venire in mente qualche idea da applicare al tuo stile personale, che effettivamente è sempre l'obiettivo di questi video. Ovviamente se vai sul canale di Chitarra Facile ci sono tutta una serie di questi video con tre lezioni per ogni chitarrista famoso, ovviamente li stiamo costruendo piano piano, quindi per adesso ce ne sono pochi, meno di 10, però c'è già qualcosa di interessante. Ricordati che qui più o meno, qui trovi il tutorial di Wonderful Tonight, canzone bellissima e anche molto facile, ovviamente non è facile farla come Eric Clapton, ma da eseguire è facile, e quindi non mi resta che darti appuntamento al prossimo video, ciao e buone strimpellate, mi raccomando, ciao a tutti gli strimpellari, ciao.